Il comune di Teramo vara i lavori per il primo tratto dalle ciclovie urbane. È l'effetto dell'approvazione da parte della Giunta del progetto esecutivo dell'intervento destinato a collegare le stazioni di autobus e treni con Piano d'Accio, dove si trovano la sede della facoltà di veterinaria e una fermata della linea ferroviaria fino a San Nicolò. Progetto importante che ci ha consentito di ottenere un finanziamento molto significativo a valere sui fondi del PNRR proprio sulla mobilità sostenibile. Stiamo cambiando completamente... Il volto della città e anche la mobilità, ovviamente, eh, si lega eh, a questo percorso di trasformazione. Un progetto che ci consente di realizzare 12 chilometri di un percorso in ciclovia sul territorio e collegare appunto Teramo con eh, la zona est e, tra l'altro, andare anche a chiudere un pezzo importante della connessione tra la città capoluogo e la costa sul percorso ciclopedonale. Abbiamo approvato in questa eh, delibera di giunta il progetto esecutivo del primo lotto, i primi 4 km che consentiranno di connettere il centro urbano, il lato urbano e il parco fluviale un po' il nucleo fondamentale di snodo della mobilità sostenibile con Cartecchio e poi ci sarà la seconda fase con il lotto B che consentirà il collegamento con San Nicolo e quindi l'apertura poi agli altri comuni e l'apertura verso il percorso ciclopedonale della costa. Il provvedimento appena adottato riguarda 4 km del tracciato da Piazza Garibaldi fino a Cartecchio. L'intervento complessivo prevede la realizzazione di 12 km di piste ciclabili. Sì, il processo di programmazione appunto del, della, della mobilità passa anche per la valorizzazione dei cosiddetti hub, hub del trasporto eh, e hub della mobilità, quindi l'autostazione, la stazione... Ferroviaria e poi i presidi che in particolare sono i presidi universitari perché questo è un progetto che si lega molto eh, con la connessione, eh, sulla, eh, sulla connessione, si basa molto sulla connessione appunto con le sedi, gli spazi universitari e quindi va a valorizzare anche Teramo, città universitaria. Eh, 12, eh, 4 milioni circa complessivi di progetto, questo primo lotto eh, riguarda un quadro economico di 650 mila euro e quindi una prima parte importante che ovviamente ci consentirà di di avviare un processo che si chiuderà a breve perché i tempi non sono lunghi, il secondo è un po' più impegnativo sia economicamente che in termini di tempistica perché è più lungo intanto e poi perché prevede anche delle, delle procedure di esproprio che ovviamente dal punto di vista amministrativo richiedono più tempo.